Buonasera a tutti, benvenuti. Non abbiamo problemi di distanziamento in questa sala. Il convegno di oggi è organizzato dalla piccola casa, in particolare dall'ospedale Cottolengo con il centro di formazione e l'ufficio pastorale, rientra fra le celebrazioni del centenario della nascita del beato fratello Luigi Bordino, religioso, fratello cottolenghino, beatificato dalla Chiesa nel 2015. Perché un convegno sulla figura di fratello Luigi, rivolto al mondo della salute in generale e in particolare alle professioni sanitarie? Perché riteniamo che l'arte, lo spirito con cui fratello Luigi ha esercitato la sua professione di infermiere nell'ospedale Cottolengo siano particolarmente attuali ed eloquenti ancora oggi e possano avere anche una valenza formativa importante. Prima però di entrare nel vivo di questo convegno lascio la parola a fratello Luca Bianchini, che è il vicario generale della Congregazione dei Fratelli Cottolenghini, che porta il saluto della congregazione. Buon pomeriggio a tutti. Mi permetto appunto di dare il saluto da parte della Congregazione dei Fratelli di San Giuseppe Cottolengo, di cui fratello Luigi faceva parte, a tutti i partecipanti al convegno che si intitola Fratello Luigi Bordino, l'arte e lo spirito nella cura. Dico una cosa, forse banale, i santi sono maestri, questo non lo dico io di mio, ma lo dice la storia. E mi sono permesso di, come dire, di cogliere un accento nel razionale del convegno per dire che spesso sono maestri anche un po' inascoltati, che fanno fatica a farsi recepire dai contemporanei e forse anche dai successori. Specialmente, aggiungo, come nel caso di fratello Luigi, quando la loro testimonianza, il loro insegnamento non passa attraverso un discorso suggestivo dal punto di vista anche accademico, ma passa attraverso un esempio di vita umile e magari anche nascosto. Per questo motivo io auguro a me innanzitutto e a voi di poter dare o ridare almeno un po' di credito a fratello Luigi, al suo esempio, no? E anche perché poi la storia dice che i santi c'hanno ragione. E quindi forse vale oggi la pena di dare un po' di credito appunto a fratello Luigi, pur essendo passato tanto tempo, insomma un po' di anni, non tanto tempo, ma un po' di anni dalla sua testimonianza, no? E, anni in cui sulla cura credo si sia detto e riflettuto molto. Forse qualche volta mi viene da dire, privilegiando un po' i modelli sulla concretezza delle persone, dei bisogni, delle situazioni, no? E su questa strada io credo che fratello Luigi abbia qualcosa da dire di utile, di interessante anche a noi oggi. Per cui buon lavoro a tutti i partecipanti. Grazie a fratello Luca. Penso che la maggior parte dei presenti conoscano già la storia, la vita di fratello Luigi Bordino, però forse non tutti, e allora abbiamo pensato di presentarvelo brevemente, rapidamente, attraverso un breve video che ci mostra appunto la vicenda umana di fratello Luigi, quella vicenda che, come intitola appunto una sua biografia famosa,
lo ha portato dalla Siberia al Cottolengo. Vediamo questo breve video. Nato a Castelinaldo, tra le colline del Roero, il 12 agosto 1922, terzo genito di una numerosa famiglia, Andrea Bordino, questo al secolo il suo nome, ha trascorso quella che potremmo definire una vita normale, segnata dagli stessi eventi, ora lieti, ora tragici, comuni all'esistenza di tutti. Ma qualcosa evidentemente non torna, se oggi sono in molti a vedere Fratelluigi come un campione di virtù, un simbolo di umana perfezione. Chi era dunque, o forse dovremmo dire chi è, Fratelluigi? Tutti erano bravi, né, di quella leva lì, però lui era speciale. I bravi ragazzi della leva di Castelinaldo vanno a morire lontano da casa. L'età dei sogni e delle speranze si infrange nell'estate del 42, quando un'intera generazione è chiamata sui campi di battaglia. Il mondo precipita nel caos e Andrea ne viene travolto. La sua destinazione come artigliere alpino è la Russia, dove prima cade prigioniero, poi affronta l'interminabile ritirata, rischiando più volte di morire. Non è solo. Accanto a lui c'è una presenza costante a cui il giovane soldato quasi certamente deve la propria salvezza. E così, pur nel momento drammatico, trova la forza per superare le avversità e brillare come una stella dentro il buio della notte. La guerra diventa una palestra in cui Andrea si allena per superare se stesso. Fratelluigi aiutava gli altri, come poteva anche lui, perché lui era solo, così, era magro, tanto magro. Lì ha capito che la sua vocazione era quella proprio di dedicarsi ai malati, ai sofferenti, alle persone più in difficoltà. Questo chinarsi sempre su quelli che sono ultimi e trovare la forza di reagire anche alla tragedia in cui si trovava nel campo di concentramento è un messaggio, a mio avviso, veramente grande e forte. In molti, tra coloro che sono tornati, la guerra ha lasciato ferite nell'anima oltre che nel corpo. Ma in Andrea c'è dell'altro. L'immane conflitto l'ha portato a interrogarsi non sulle sorti dell'umanità, ma sul proprio destino di uomo. Lo zelo del bravo ragazzo di campagna ora fa i conti con una tensione spirituale profonda, che spesso la sera al ritorno dai campi gli arrossa gli occhi e lo induce a trascorrere lunghe ore in preghiera. Che cosa gli sta succedendo? Chi reclama il suo tempo, le sue energie, i suoi talenti? Nell'ordine confuso dei suoi pensieri si fa infine strada a un nome, Cottolengo. Le colline di Castelinaldo salutano Andrea, la piccola casa della Divina Provvidenza di Torino apre le sue porte a Fratelluigi della Consolata. Nel luglio del 46 Fratelluigi entra al Cottolengo. Dopo circa un anno entra in noviziato e poi fa la professione religiosa. Fratelluigi ha trovato nel Cottolengo l'espressione che a lui conveniva per realizzarsi come uomo, come religioso. Il primo impatto è stato quello del servizio ai malati e il secondo è stato quello della vita in comunità. Riusciva a trasmettere la serenità della sua autorealizzazione. Fratelluigi ha incarnato il valore cottolenghini nell'attività qui nella piccola casa della Divina Provvidenza, nel servizio degli altri. È una città della carità nella città, diciamo, non è sempre stata così. E qui nella piccola casa ha trovato i poveri, ha trovato gli ammalati, i disabili, eccetera, tutta la categoria di persone, oltre alle persone che frequentavano l'ospedale. Sono anni intensi quelli che il giovane novizio, divenuto infermiere e fratello con crescenti compiti di responsabilità, vive tra le mura della piccola casa. Nulla sembra poter fermare la sua parabola luminosa. Fratelluigi è forte, amato, sicuro.
ma le vie della provvidenza sono insondabili, spesso addirittura oscure. Un terribile male si mette di traverso, le forze lo abbandonano, il leone che non conosceva cedimenti scende a patti con tutta la fragilità del corpo e dell'animo umano. È il 1975, quando fratello Luigi scopre di essere malato di leucemia. Ha solo 53 anni, non gliene resteranno ancora molti da vivere. Si è fatto la diagnostica, si è diagnosticato da solo la sua malattia e tutto, e si era capita da solo. Fratello Luigi muore il 25 agosto 1977. La sua ballata d'amore per i poveri e per Cristo continua ora nella luce, la stessa che possono tornare a vedere i due fortunati che ricevono in dono i suoi occhi. Mentre la sua fama di santità si rafforza e si diffonde, appare ancora impalpabile il vero segreto di fratello Luigi. Se ora sappiamo qualcosa dei suoi gesti di santità, resta da chiedersi quale sia il vero messaggio lasciato in eredità. Ecco, dopo questa breve presentazione, questa carrellata rapida sulla vicenda umana di fratello Luigi, possiamo iniziare proprio a entrare nel vivo del convegno. Invito i relatori che sono presenti, non sono ancora tutti, a salire qui sul palco. E do il benvenuto a padre Carmine Arice, padre della piccola casa, a fratello Ernesto Gada, direttore della Casa Cottolengo di Mappano, l'avvocato Giampaolo Zanetta, direttore generale del Presidio Sanitario Cottolengo. Attendiamo ancora il dottor Carlo Picco, direttore generale dell'ASL Città di Torino, e il dottor Massimiliano Sciretti, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche del Piemonte. Ecco, guardare a figure ideali come quella del Beato Fratello Luigi è importante, perché possono essere un faro anche per noi, fonte di ispirazione per il nostro essere e il nostro agire, ma come ha richiamato anche Fratello Luca prima, nello stesso tempo forse si corre il rischio di considerarle figure troppo ideali, troppo alte, dei modelli irraggiungibili. Non per niente la Chiesa, quando eleva agli onori degli altari una persona, riconosce che quella persona ha esercitato le virtù in maniera eroica. Per questo l'obiettivo di questo convegno è sì di guardare alla figura di fratello Luigi come modello, per cogliere attraverso la sua testimonianza però anche quei valori etici che stanno alla base del gesto della cura, e che rimangono punti di riferimento fondamentali sia nell'esercitare l'arte della cura in prima persona, sia nell'orientare anche le scelte normative che a tali valori sono chiamati a ispirarsi. Ecco perché i temi dei vari relatori si snodano proprio a partire dall'arte, dallo spirito della cura esercitati da fratello Luigi, che diventano provocazione, cioè chiamata, appello a prendersi cura, un prendersi cura che metta al centro la persona. E questa centralità della persona dovrebbe diventare sempre di più il criterio ispiratore degli orientamenti normativi e l'orizzonte anche verso il quale una professione sanitaria come quella infermieristica in particolare è chiamata a tendere per una sua continua trasformazione. Lascio la parola adesso a padre Carmine Arice, che ci introduce direttamente nelle tematiche che abbiamo appena accennato. Grazie padre Carmine. Grazie don Paolo, buon pomeriggio a tutti. E volevo iniziare, non l'ho scritto nelle note che condivido con voi, con un dato di cronaca molto contemporanea, che proprio di oggi, che mi pare però significativo.
Oggi facciamo questo convegno su Fratello Luigi infermiere, possiamo riassumerlo così, no? Come all'interno di questo percorso che stiamo facendo, e lo facciamo nel giorno in cui abbiamo salutato dalla terra per il cielo Suor Grazia, che è una sorella che ha lavorato con lui in sala operatoria per diversi anni, mi pare 8 se non erro, e che ha lasciato testimonianze molto belle, molto semplici di quello che è stata l'esperienza di Fratello Luigi. Questa è una piccola nota cronologica che mi pareva molto bello, no? Molto bello. Ed è bello perché ha avuto la fortuna, come il sottoscritto, essendo già da qualche decennio in questa casa, è bello ascoltare le testimonianze dirette di chi l'ha conosciuto, di chi... Perché ascoltare lui ascoltiamo poco, perché ha scritto e parlato poco, ha fatto tanti fatti, ma le testimonianze dirette di chi è stato con lui, di chi ha lavorato con lui, sono davvero straordinarie, a tal punto che più volte mi sono trovato a dire che dovremmo mettere Fratello Luigi come il patrono della formazione cottolinghina, perché senza dire una parola tante volte sento dire: lui faceva in questo modo, faceva in quell'altro, trattava i malati così, in comunità era, e quindi un uomo che ha veramente lasciato un segno da questo punto di vista qui. Ed è la vera formazione, quella che passa di più, è la formazione emotiva in qualche modo, che va a segnare, quella che ci rimane impresso per come siamo stati trattati o per come vediamo trattare, per come abbiamo vissuto la relazione e per come vivono la relazione. Detto questo, vengo a dire alcune parole introduttive legate al tema anche proprio della cura, se vogliamo anche un po' della medicina, e farò riferimento un attimo anche alla riforma sanitaria. Quest'anno ci stiamo accorgendo che ci sono 4 dimensioni che segnano la vita di Fratello Luigi, che definirei così: l'uomo, il cristiano, il religioso, l'infermiere. La vicenda umana di Fratello Luigi, il seme battesimale, il seme di discepolo del Signore, prima e anzitutto proprio come battezzato, poi la sua scelta di consacrare a Dio la sua vita e l'esercizio di un servizio che gli è stato chiesto, che non lo identifica come religioso, ma lo identifica come luogo nel quale lui ha servito i fratelli obbedendo a quello che sono state le indicazioni date dai suoi superiori. Ecco, guardando tutte e 4 queste dimensioni, noi possiamo vedere un uomo profondamente unificato. Uno dei vertici dell'esperienza spirituale è proprio questo: arrivare nella propria vita a una certa unificazione, dove quello che pensiamo, quello che diciamo, quello che facciamo, al di là delle circostanze che ci sono, hanno il gusto di Vangelo. E se nella dimensione umana abbiamo Fratello Luigi nella vigna e Fratello Luigi sul fronte, che possono emergere un po' di più, in quanto cristiano abbiamo un Luigi che già a casa respira l'aria di Vangelo e viene tirato su con questo sguardo a Cristo come centro della sua stessa vita, come religioso lo vediamo totalmente dato a lui in tutte le, vorrei dire, le circostanze, ma qui ci sarebbe molto da dire, e come infermiere lo stesso, totalmente dedicato in questo servizio che gli veniva chiesto. Tra le poche frasi riportate, virgolettate, nei vari libri e testimonianze di Luigi, c'è il segreto di questa unificazione, perché lui, parlando a un fratello che era stato mandato a lavorare con lui nella corsia San Francesco per un periodo, ancora vivente fra l'altro, Luigi dice: dobbiamo abituarci, dobbiamo essere abituati a tenere le mani pronte per alleviare e curare le infermità, abituati a tenere le mani pronte per alleviare e curare le infermità, ma sforzati di tenere il cuore e la mente unita a Dio in continua preghiera. Questa unità profonda, no?
Quindi tenere le mani pronte per il servizio, in modo particolare agli infermi, e il cuore e la mente in Dio. E non è che dice poi ti fermi anche a pregare, ma questo servizio è avere il cuore e la mente in Dio profondamente unificati nella sua esperienza. Non erano due momenti successivi, questo è preghiera nel suo insieme. Ora, questo come cappello introduttivo. Vengo un attimo a entrare sempre di più sul tema legato alla dimensione sanitaria con una riflessione che divido in due parti. La prima poco più ampia, qualche minuto, la seconda che durerà solo un minuto. La prima è questa. Fratello Luigi, prima della riforma Mariotti, prima della riforma del 68, cosa vediamo in fratello Luigi come infermiere? Vediamo un uomo che ha acquistato una competenza straordinaria che non nasceva soprattutto dagli studi fatti, perché lui ha fatto qualche corso al Mauriziano, qualche corso al Maria Vittoria, diventando infermiere, quello che veniva chiamato il generico a quel tempo lì, non aveva particolari studi accademici, forse non aveva fatto neanche le scuole superiori, quinta elementare, però lo troviamo per passione, competenza, professione, vocazione, intelligenza. Tutti questi aspetti vanno tenuti insieme, intelligenza, passione, professione, vocazione, gli acquistano e gli conquistano una davvero abilità che lo fa fare l'infermiere da una parte, di chirurgia generale come di ortopedia, e strumentista in sala operatoria, anestesista. E questo è straordinario anche perché tutti i testimoni ce lo dicono, per la qualità professionale che ha saputo esprimere. Ma su questo penso che magari ci parlerà più approfonditamente poi l'avvocato Zanetta. Io vorrei riferirmi invece, introducendo questi lavori, a un tema che lui come infermiere e come anestesista ha vissuto particolarmente, cioè la sua capacità dell'approccio cosiddetto olistico alla persona. Nei processi, i malati soprattutto sovente testimoniano: mi preparava psicologicamente e moralmente, dava fiducia e sicurezza. Un altro parlava con me prima dell'intervento, un altro mi ha preparato alla trasfusione, un altro ambito in cui lui ha lavorato parecchio, trasfusione da vivente. Aveva mappato tutti i buoni figli, aveva mappato il gruppo sanguigno un po' di tutti nella piccola casa, e al bisogno andava a cercare la persona, una roba che forse ai nostri tempi, vedo lì Stefano, magari dice ma com'è possibile, eppure non abbiamo neanche un morto in quel tempo lì per questo motivo. E quando ha potuto e non trovavano nessuno ed era di notte, ha tirato su la sua veste e ha detto: ecco, questo è il mio braccio, prendetelo da me, io sono RH, posso darlo insomma era il gruppo sanguigno che poteva darlo a tutti. Quindi parlava con me prima dell'intervento, mi ha preparato la trasfusione moralmente e psicologicamente. Per cui un paziente in una frase dice: Andrea era un infermiere che non pensava solo al corpo, ma era attento alla persona. Non pensava solo al corpo. Questo che vi sto per dire adesso sono delle sottolineature che vengono fatte oggi in modo enfatizzato, che però Luigi c'era arrivato in modo naturale, direi alla scuola del Vangelo. L'attenzione al malato prima che alla malattia, la centralità della persona, la cura olistica, che significa cura di tutte e cinque le dimensioni della persona, quindi quella psicologica, emotiva, intellettiva, sociale, relazionale, spirituale. Quindi veramente è impressionante vedere questa sua precorrenza, per esempio, della medicina personalizzata o medicina narrativa. Non l'ha studiato su nessun libro, aveva capito che non poteva avere un approccio efficace, efficiente, qualificato alla persona
fuori da questa modalità e ci aveva visto giusto. Oggi nelle sale universitarie si cerca di studiare questo, Luigi l'ha fatto concretamente e lo ha insegnato a chi gli stava a gomito, non con le parole ma con quello che faceva. Nel 2017, quando è uscita la famosa legge sulle DAT, lì in quella legge è scritto per la prima volta che la relazione è tempo di cura. Grandi applausi su questa espressione, no? Finalmente hanno ricordato che, se non che nell'interpretazione immediata, che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che si chiedeva ai direttori generali e ai capi di dipartimento e via dicendo che si aggiungessero un certo tot di minuti quando si calcolava un po' il tempo di una visita, eccetera, perché bisognava anche curare attraverso la relazione, attraverso il dialogo. In questo senso penso che Luigi sia un maestro, perché lui non aggiungeva minuti a quello che faceva, ma era dentro l'atto terapeutico che lui esercitava la relazione. Non era un qualcosa che era giusto a posto, non era un, come dire, fatemela dire in questo modo, il cacio sui maccheroni, ma era parte sostanziale dei maccheroni. No, non era un qualche cosa che in qualche occasione doveva si accettare. La relazione è tempo di cura, perché quando parliamo di relazione non parliamo solo di dialogo, ma parliamo di tutta l'interazione che c'è tra una persona e l'altra, in questo caso tra il curante e il curato, che va dall'esercizio tecnico a quello certamente anche verbale, non aggiunto in più, ma dentro all'atto terapeutico che si compie. E un'altra cosa, che per dire quanto era moderno da questo punto di vista qui, per esempio oggi si parla molto giustamente dell'inclusione delle persone con disabilità, della possibilità che le persone con disabilità esercitino tutte le loro potenzialità, vengano sviluppate, di inclusione eccetera. È interessante, diverse testimonianze su Luigi ci raccontano, per esempio quella di Albino, che era un nostro invalido, raccontano che Luigi non si sostituiva a quello che poteva fare lui, quindi se sul lettino poteva salirci da solo pur con qualche acrobazia, gli dava tutto il tempo necessario, ma vedi, dice, da lui io mi sentivo trattato non come un disabile ma come una persona che aveva la sua disabilità. Vedete che sono tutti temi che oggi sono diventati importanti, fanno letteratura, e qui ecco, concludo. Questo era Luigi prima del 68-70. Luigi dopo la riforma Mariotti, dopo il 70. Era l'anestesista ricercato. Quando non c'era Luigi facevano fatica i vari chirurghi a entrare in sala operatoria. La legge non gli permette più di esercitare la sua professione di anestesista. Cosa fa Luigi? Luigi si mette da parte, senza nessuna rivendicazione. Quando gli viene chiesto di esprimere un parere e magari arrivare lassù in sala per andare a dare uno sguardo, lo fa, ma si mette tranquillamente da parte e lo fa senza nessuna rivendicazione, senza dire fino a ieri avete avuto bisogno di me, oggi non sono più nessuno a questo punto di vista, e ha fatto il suo lavoro come poteva farlo nelle circostanze che gli erano date. Penso che questo sia un segno della santità di Luigi, un segno della santità. E qualche volta diceva qualche altra santa, a lui anche caro, come la Teresina, via dicendo, ma anche Bernadette lo diceva questo, di sentirsi come una scopa nelle mani del buon Dio, fin quando era necessario la potevo usare per ramazzare, quando ha finito mi mettono pure dietro la porta che non mi fa problema. E Luigi lo ha vissuto con concretezza, voi immaginate l'esperienza che si era fatta, la capacità che aveva di consigliare non solo sulle diagnosi ma anche sull'atto terapeutico più adeguato. Quando le circostanze non lo permettevano più, Luigi
appeso, come dire, questa sua competenza ai piedi dell'altare e ha continuato a fare quello che gli aveva chiesto nelle modalità che gli doveva venire chiesto. L'uomo unificato viene fuori in tutta la sua forza e la sua bellezza. E allora ringraziamo Luigi e chiediamo la grazia anche di saperlo imitare un pochetto. Grazie Padre Carmine per questa introduzione. Mi pare che l'aspetto più sottolineato sia proprio quello dell'unità, dell'unificazione che Fratello Luigi ha vissuto, ha incarnato, unificato nelle varie fasi della sua vita, unificato nel suo essere, nel suo agire e anche, diciamo, promuoveva anche questa cura olistica, quindi in fondo una unificazione anche nell'atto di cura, no? In questa relazione con il malato. E poi mi pare davvero importante questa sottolineatura che mostra appunto questa sua unificazione nel fatto che di non identificare la sua persona con il suo ruolo, no? Ma una persona unificata che sa anche distinguere, mettersi da parte quando è il momento, perché sa che non si identifica con il suo ruolo, no? Ma con la sua appunto chiamata, con la sua vocazione.